Libro, cito un esempio, se posso menzionarlo, di vita vissuta, un esempio avvenuto, un esempio, una storia di vita reale avvenuta a Savona in Liguria, quando un nonno, la cui ragione di vita era interamente consacrata al nipotino e al tempo lieto trascorso con lui, per via del lockdown non poté più vedere il proprio nipote. E allora il nonno di Savona lasciò un biglietto con cui si accomiatava da tutti dicendo essenzialmente la mia vita senza il mio nipote non ha più senso, me ne vado e si tolse la vita. Quindi quel nonno, non so se avesse letto Aristotele, però aveva ben tematizzato in quel suo ultimo biglietto, di commiato da tutto e da tutti, una distinzione che Aristotele aveva ben nota, come con lui larga parte della cultura greca, quella tra zoe e bios. Noi diciamo vita. I greci, anche in questo più saggi di noi, dicevano Zoe o bios. Zoe è la mera vita, la sopravvivenza, ciò che ci rende simili agli animali, alle piante e anche al virus, oltretutto. Bios, invece, è la vita qualificata, sono i modi del vivere. Per il nonno di Savona, il tempo trascorso col nipote, per noi può essere la letteratura classica, il teatro, la filosofia, le amicizie, gli affetti. Ecco, la vita, però, esiste sempre come vita qualificata. L'idea di una mera vita è una pura astrazione, è una sorta di, come dire, di fantasma immaginativo. Ecco, l'idea della mera vita è semplicemente un ens imaginationis, perché noi siamo sempre vita qualificata. L'idea di proteggere la mera sopravvivenza, isolandola dalla vita qualificata, cioè dalle relazioni, dagli affetti e da tutto ciò che concorre a fare della vita una vita, significa non proteggere la vita, ma annullarla, perché la vita è le sue qualificazioni. Come ben tematizza il nonno di Savona, per me la vita non è star chiuso in casa per 3 mesi, ma è trascorrere il tempo col mio nipote, pur sapendo che posso rischiare la vita attraversando le strisce pedonali, andando in macchina a trovare il mio nipotino o rischiando anche di contagiarmi con il virus. Questo è vivere. La vita significa essere esposti al rischio della morte e nonostante ciò vivere liberamente. Se noi per paura di morire rinunciamo alle qualificazioni del vivere, non stiamo vivendo. Questa è la verità che testimonia il caso.